Ciao ragazzi e benvenuti su Guitar Tube. Nel video di oggi vi faccio ascoltare il Rev D20. Perché ho scelto di prendere questo amplificatore? Ora ve lo spiegherò, ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un bel like se vi piacciono i miei contenuti. E fatemi sapere poi nei commenti cosa ne pensate di questo amplificatore. A me è piaciuto davvero tanto, l'ho trovato usato a un prezzo ottimo e infatti non mi sono fatto sfuggire l'opportunità. Perché ho preso il Rev? Perché volevo un amplificatore tanto super trasportabile sia per le prove sia per suonare qui a casa, star tranquillo, però avere i miei suoni, usare tutte le mie pedaliere, tutti i miei pedali. Non avevo voglia quindi di un setup completamente digitale. E questo l'ho trovato davvero perfetto per me, per le mie esigenze. Posso farci le live su YouTube, posso portarmelo quando vado a fare le prove, quando vado a fare i concerti in piccoli club, ma soprattutto suona bene, cioè sia nella versione standard, cioè mettendolo con la cassa, sia nel modo in cui lo sto utilizzando adesso per registrare questo video. Praticamente lui ha l'uscita posteriore. Quindi esco dalla load box e entro direttamente nella mia scheda audio, l'Universal Audio, e nel mio DAW per registrare. Quindi quello che sentirete è l'amplificatore direttamente collegato alla scheda audio. In più suona benissimo con i pedali, cioè vi farò sentire con l'Analog Man, che è un pedale che difficilmente può suonare benissimo con tutti gli ampli, e col Soul Driven che sonorità riesco a ottenere. Partendo da sinistra abbiamo l'input, il volume, che è push pull, se lo tiriamo fuori andiamo in modalità crunch, gli acuti, i medi, i bassi e il volume master. Poi abbiamo la possibilità di andare 20 watt o 4 watt, io adesso sono in modalità 20 watt, la possibilità di utilizzare il pre o il finale prima di andare nella torpedo, perché poi potete cambiare anche i pre nel software, ma verrebbe un video lunghissimo, poi ne farò tanti dedicati ai vari argomenti su questo amplificatore. E poi la possibilità di cambiare i cabinet e quindi tutti gli YAR con 6 preset che possiamo salvare e metterli come ci pare. Standby, power e poi il controllo. Questo è importante per evitare quando registrate di andare in clip, dovete stare attenti al controllo, al level d'uscita della torpedo. Ok, poi dietro abbiamo le varie uscite, quindi anche l'USB per collegarla direttamente al nostro computer per controllare il software della Torpedo di Two Notes. Poi abbiamo ovviamente send return, abbiamo anche il tester per il bias esterno, comodissimo, l'uscita MIDI perché potete controllare poi i preset MIDI. Poi abbiamo l'uscita per illuminare il cabinet di Rev, la possibilità di selezionare 8 o 4 ohm e poi abbiamo il ground lift in caso di ronze particolari possiamo intervenire. Come vedete io adesso volume aperto, l'ampli è silenziosissimo. Allora, questo è il suono clean. Così è molto bello, però in teoria dovrei tirare un po' sul volume. Però ragazzi, a me piace utilizzarlo così, torno giù col volume, se no andiamo in clip. Se io pesto un po', va in crunch ed è un bel crunch perché è molto dinamico, perché con lo stesso volume, sentite qui, semplicemente suonando più piano. Parto sempre usando i suoni sul ledge, ok? Sul breakup dell'ampli. I controlli sono davvero molto reattivi, vedete se adesso gli acuti.
i medi. I bassi. Ok, io ho trovato questa combinazione che a me piace, io lo utilizzo così. Watt, se lo metto a 4 watt. Avete sentito, perde quella botta, però il suono comunque è sempre credibile, anche in 4 watt. Questo qui, vedete, è il cab che ho messo, che è un 2x12, tipo la mia. Questo è il 4x12, emulazione Marshall. Con l'overdrive, l'Allen Hynes. Risponde benissimo al tocco, ragazzi. Se cambio il cabinet, sentite qui. Cioè, che dire, bello, mi piace tantissimo. Andiamo a sentire il Sunface. Questo pedale è difficile che suoni bene con tutti gli ampi, con questo suona da Dio, sentite? Sentire col 4x12. Togliamo lui, ritorniamo all'ampli e basta. Cabinet. Insomma, avete sentito, l'ampli suona benissimo, a me piace tanto proprio per questa comodità di andare direttamente nella scheda audio senza compromessi. Il suono è bello, reale e completamente valvolare, quindi utilizziamo proprio, in questo caso sto utilizzando proprio la parte del finale, e come avete visto, come avete sentito, i suoni sono credibili, bello sotto le dita, insomma sono rimasto senza parole quando l'ho provato. Poi farò un video dove vi farò sentire come funziona il torpedo remote, tutte le possibilità che si possono aprire. Adesso io ho selezionato solo due IR che mi sono piaciute, perché ce n'è davvero un'infinità, e vedrete che questo ampli ha delle prospettive di suono davvero interessantissime. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata e ci vediamo qui su GuitarTube. Ciao ragazzi e alla prossima!